Ecco, anche qui a Steccato di Cutro siete, avete bloccato stamattina la strada, ecco, non ci state a questa... No, veramente da domenica scorsa che stiamo scioperando, sempre pacificamente, stamattina ci siamo rimessi, dalle 5:30 stiamo non bloccando ma rallentando il traffico per quanto riguarda i nostri diritti. Stiamo facendo uno sciopero pacifico al momento perché stiamo attendendo risposte dalla regione che dovrebbero darcele da un momento all'altro, sperando che siano positive e non negative, perché se sono negative dovremmo continuare a scioperare, perché se ci fermiamo è come se abbiamo fatto un buco nell'acqua. Lei in quale settore dell'agricoltura? Io sono un allevatore. Un allevatore. Quindi noi vogliono bloccare anche l'allevamento? Vogliono, come diceva il mio collega, non è che ci stanno, ma se alzano il mangime, alzano il gasolio e mettono tasse sui terreni e il nostro prodotto non viene valorizzato, e ci portano a chiudere, perché se io produco latte e il latte me lo pagano una miseria e poi il mangime io lo vado a pagare per 3 volte, automaticamente io sono costretto a chiudere. Ecco, lei anche il settore del... Noi produciamo diciamo ortaggi e seminativi, quindi grano e orzo. E ultimamente la materia prima costa tantissimo, non riusciamo a produrre, il gasolio è solo un poco di meno da quello che, dal prezzo che costa ai distributori. Tipo, per fare un esempio, il grano, i cereali li paghiamo 80-85 euro al quintale, andiamo a venderli a 30 quintali. A 80-85 euro al quintale acquistiamo e vendiamo a 30 euro circa. Quindi diciamo non c'è competizione, non ci dicono non lavorate, ma ci dicono indirettamente fermatevi, perché è così e non si riesce più ad andare avanti. La cosa che tengo a dirci è che comunque tutti i cittadini, la popolazione, a parte quel 10% che purtroppo si deve un pochettino aggiornare, sono tutti d'accordo con noi, e dopo 15-20 minuti magari di traffico che fanno, invece di essere qua e arrivare esasperati, dicono ragazzi, sappiamo che lo state facendo anche per voi, per noi questa cosa, continuate, andate avanti, perché altrimenti noi qui domani non sapremo neanche cosa, non capiremo neanche cosa dargli ai nostri figli da mangiare. Perché noi, grazie a Dio, fino adesso abbiamo avuto un Made in Italy dove abbiamo avuto i migliori prodotti del mondo, ed è questo noi che vogliamo mantenere. Questi prodotti dove vogliamo continuare a coltivarli, non vogliamo che arrivi sto grano con glisofate dall'estero, e vogliamo che ci mettano in una carreggiata dove ci diano del lavoro. Noi cerchiamo lavoro, come tutti noi sappiamo l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, no? I nostri avi hanno fatto dei sacrifici per arrivare, diciamo, a mantenere l'Italia dove eravamo arrivati. Adesso dobbiamo essere bravi a mantenere quello che hanno fatto prima.